Lambrate in 100 secondi o poco più. Oggi ho preso il 33 e sono sceso a Lambrate. Potevo scendere alla suddetta stazione, ma chi se ne frega, dovevo fare il giro di tutto il quartiere di Lambrate, con tempo era molto più ampio e si chiama così perché passa l'Ambro. Vabbè, meglio colorarlo di marrone. Anche se Lambrate vuol dire acqua pulita. Fa ridere, no? Col 33 sono sceso in via delle Rimembranze di Lambrate, che è a tutti gli effetti una via, anche se vista dall'alto presenta questa forma rotonda che dovrebbe essere una piazza. Ma no! Non chiamate questa zona piazza. Questa non è una piazza, bensì un monumento. Eh sì, perché ogni albero qui piantato, e questi dovrebbero essere degli orti, delle aiole, vabbè, parlano delle tombe in disuso. Dicevo che ogni albero qui piantato è dedicato a uno dei caduti del comune di Lambrate. Molti di questi alberi riportano ancora le targhe coi nomi. E vi assicuro che conoscere questo segreto, beh, mi ha reso la piazza veramente un luogo emozionante. Da lì ci spostiamo in piazza della Croce Rossa, dove, guardate un po', campeggia in mezzo alla piazza questa fontana. Guardatela bene. Ve ne ricorda forse un'altra? Questa! Ah, in piazza San Babila, la fontana di Caccia Dominioni. Sono esattamente identiche. Sì, più o meno, con delle piccole differenze. Qui la balconata è molto più ampia e anche l'immensità del panorama che si vede. In San Babila c'è un cono, qui c'è una palla che dovrebbe far sgorgare dell'acqua, ma non sgorga, sgorgano solo delle scarpe rosse. Proprio come quelle appese ai lampioni del progetto Scarpe Rosse. Progetto volto alla sensibilizzazione verso il tema della violenza sulle donne. Ma guardate un po' dove ci porta questo viale. Al Parco della Lambretta! Esatto, la Lambretta. La moto. In mezzo a questo parco passa naturalmente questo ridente Lambro, ma tutta l'area è stata realizzata sulla superficie della vecchia fabbrica Innocenti che proprio produceva la Lambretta. Questo spazio attraversato dalla tangenziale è diventato un piccolo museo a cielo aperto, eccola là, Innocenti, di street art. In più qua il Lambro forma anche queste amene vasche, questo laghetto a meno che non lo ripuliscano, ecco, sarebbe ameno. Dall'altra parte è un po' meglio. Questo progetto di Rizzo Messina si chiama Bianco Sunny, perché un tempo questo sottocavalcavia venne dipinto tutto interamente di bianco per una sfilata. Ma tornando indietro verso il centro di Lambrate, ecco una serie di murales che ricordano la vita e l'operosità di questo quartiere, quando ancora era un paese a sé stante. Con la sua bella chiesa di San Martino in Lambrate, eccola qui. È un rifacimento postumo, l'unica cosa rimasta intatta è il campanile del XV secolo. Un po' di anni fa era così, un po' tanti direi. Dalla chiesa di San Martino ecco il budello principale del quartiere Lambrate, via Conte Rosso. Qui c'è uno stradario che campeggia sul circolo Arci di Lambrate, dove potete trovare un sacco di informazioni anche sul progetto delle scarpette rosse. Ma proseguendo per via Conte Rosso non potremmo non entrare in via Ventura, dedicata a Simona. No, forse no, non credo. Il Design District, con le famose scritte Luna e Park, che di notte campeggiano così. Iconiche, iconiche, so che vi piace quando dico iconico. Avete visto quel triangolo che ho disegnato sulla cartina? È il giardino Ventura. Viene aperto spesso per fiere, street food o mercatini. Notevole sempre in via Ventura. Scientopolis, la città della scienza. Divertente, distruttivo, vai, museo 3, interattivo, 2, 1, ma via. Da via Ventura ritorniamo su via Conte Rosso per arrivare all'angolo più suggestivo, più iconico, iconico l'ho già detto, iconico di questo quartiere. Vai. La Cappelletta Votiva, si dice risalga addirittura all'epoca, vai, dell'invasione del Barbarossa a Milano. Qui di Barbarossa non ne vedo, ma è spuntata una camicia rossa, oltre a un foulard, gli stivali e questi jeans, vabbè, mi metto in marcia, era così. Qui colpita dai bombardamenti. Ma proseguendo, eccoci passare davanti a Villa Folli. Folle come me. E quel che resta della Villa delle Rose. Non la discoteca di Riccione. Questa è Villa Folli all'interno. Questa è la Villa delle Rose. Casa di campagna di Borromeo. Comunque, vabbè, andiamo di là. Si attraversa via Rombon e si arriva alla palazzetta. Villa del 600 della famiglia Busca Serbelloni. Qui un tempo era tutta campagna, era una zona detta d'osso, forse per una collinetta sulla quale fu edificata. Ma la sua curiosità è che proprio qui soggiornò il buon, caro, vecchio Garibaldi. Tanto che Villa Busca Serbelloni da palazzetta venne chiamata Garibaldina. Ah, no, buongiorno, senta, come sto vestito da Garibaldi? Mi manca qualcosa? Ah,
Giuseppe Garibaldi con la destra e non quello del Grande Fratello.